Benvenuti fanciulli e fanciulle, vediamo le previsioni per la settimana dal 19 al 25 agosto 2024. Fai la sua scelta fra ametista, quarzo rosa per il primo mazzo, mentre per il secondo mazzo lo identifichiamo con l'avventurina verde. Scegli il tuo mazzetto e andiamo a vedere cosa ti accadrà settimana prossima. Andiamo. Eccoci qua, andiamo a vedere quarzo rosa e ametista come sarà la tua settimana dal 19 al 25 agosto. Partiamo come sempre dagli oracoli, userò qui gli oracoli volume 3 e chiediamo cosa accadrà a queste persone dal 19 al 25 agosto 2024. La settimana dal 19 al 25 agosto per il quarzo rosa e per l'ametista. Andiamo a vedere come vivranno la settimana. Eccole qui. Ok, qui c'è la fine, quindi qui si mette un punto a qualcosa e la donna d'affari. Beh, allora qui letteralmente, ora troppo presto lo sapete, per dare una sentenza definitiva aspettiamo i tarocchi, le sibille e tutte le altre carte, però qui già gli oracoli mi fanno vedere che qualcosa finisce e mi viene da pensare la prima cosa, la fine delle vacanze. Quindi molti di voi staranno vivendo il trauma del rientro, no? Finiscono le vacanze, divertimenti, insomma, mi viene da pensare a quello. Perché dico questo? Perché qui c'è la donna d'affari che mi parla comunque di una persona, uomo o donna che tu sia, che è in affari, quindi finisce un qualcosa e ricomincia il lavoro, o comunque, se non vogliamo parlare di lavoro vero e proprio, cioè che si va a lavorare in ufficio, per capirsi, ok? Magari si torna alle nostre responsabilità, alle nostre problematiche, ai nostri doveri quotidiani, chiamalo come ti pare. Quindi qui c'è comunque, se non fosse la fine delle vacanze, la fine ovviamente di un periodo, di qualche altra cosa. Qui si mette un punto da qualche parte, c'è un qualcosa che arriva al termine, va bene? E si inizia, si intraprende un qualcosa. Quindi io vedo qui una persona, cioè te. Potresti iniziare, come prima cosa potrei dire anche potresti avere a che fare con questa donna d'affari. Magari non sei te, ma è un personaggio con cui ti relazionerai durante questa settimana. Non credo che mi parlino della fine del rapporto con questa donna, se no la fine veniva dopo. Comunque, vediamo, insomma, ora voglio aspettare a leggere anche le altre carte. Diciamo che qui ci mandano gli oracoli, ci mandano verso il mettere un punto a qualcosa, un qualcosa arriva al suo termine e mi esce fuori questa donna, una donna indipendente, una donna d'affari appunto, una donna che sa il fatto suo, che fa e disfa, che prende decisioni. Ok, quindi sono già volate tre. Vabbè, allora, bicchiere a futuro. Ok, questa carta ci invita alla prudenza, alla cautela e ci invita a non assumerci dei rischi, ok? Non assumerci dei rischi, non rischiare su qualcosa. Qui c'è questa bandiera, do not be tempted to lower your standards, haha. Quindi mantieni alta la bandiera della tua persona, quindi non essere tentato, tentata di abbassare i tuoi standard. Ed effettivamente una donna d'affari, con tutto il rispetto, ascolta, ma donna d'affari in tutti i sensi, ora vi spiego meglio, non si abbassa, ok, a determinate cose, è orgogliosa nel senso questa è una donna che ha molta autostima, una donna che ha, come si dice? Vabbè, quando viene la parola te lo dico, eh. Deep personal strength and peace, fammi vedere. That assure success. Vedi? Grande forza d'animo. Grande forza d'animo e pace interiore che assicura il successo. Questa è una donna coi contro K. Ok? Una donna forte, indipendente, è una che si sa gestire da sola, è una che sa gestire le cose, le situazioni, sa risolvere i problemi. Ok, effettivamente qui
Vedi, ci parlano di un personaggio forte, ma dentro, una forza proprio dentro, personale, che riesce ad arrivare al successo. Vediamo, io qui penso che questa donna abbia messo un punto, metta un punto a un qualcosa, che siano le vacanze o che siano dei rapporti magari insoddisfacenti. Andiamo a vedere, ora poi tiro i tarocchi, fammi vedere ancora. Quarzo rosa, ovviamente il rumore che sentite di sottofondo e le fiamme che si muovono, non ho i superpoteri, è il ventilatore che viaggia, perché qui si muore, bambine. Io non so dove siete voi, ma qui io muoio proprio veramente. Raccomando l'anima del Signore. Mamma, che caldo. Ora c'è Caronte, poi c'è insomma, mio, guarda veramente. Andiamo a vedere quarzo rosa e ametista. L'ho vista anche prima e adesso si è voltata di nuovo. Proprio lei voleva uscire. Vedi Dio in tutte le cose. Quindi qui c'è proprio il positivo. Fammi vedere. Ok, qui ti invitano ad andare. Prova a mettere te stesso, te stessa al rallentatore e osserva tutto e tutti. Tramite le lenti del questa è una cosa sacra e sta parlando a me. Come cambiano, come ti cambiano le cose? In altre parole, cerca di vedere il divino in tutte le cose, cioè magari dei segnali, dei messaggi che ti arrivano. Hai visto, succede, no? Vedi delle cose che ti portano a dei pensieri, a delle conclusioni. Ecco, qui la carta un pochino di questo ti parla, a delle no coincidenze, che le coincidenze non esistono, a mio modestissimo avviso, ma delle circostanze che ti parlano di un qualcosa. Non so se mi sto spiegando bene, però andiamo adesso a vedere i tarocchi, poi dopo tiriamo le sibille, eccetera. Vediamo il mazzo di tarocchi che hai scelto dove ci porta, va bene? Guardati anche sia l'oroscopo per tutti i segni zodiacali, sia le previsioni per il mese di agosto. Magari trovi anche lì qualcosa. Se l'hai già visto, riguardatelo. Va bene? Magari sai un qualcosa che ti dico che ti possa far capire anche di più di questa settimana. Non so. Va bene? Allora, la settimana del quarzo rosa e dell'ametista dal 19 al 25 agosto 2024, cosa accadrà a queste persone? Come vivranno la settimana? Dal 19 al 25 agosto. Allora, prima carta, vedi? Guarda, ora vediamo la morte. Qui, prima carta, boom! E qui c'è la fine. Si mette un punto, stra! Qui si taglia un qualche cosa e qui c'è il punto, qualcosa finisce. Attenzione, come ti ho detto all'inizio, visto anche il periodo, si parla di una settimana, magari ti finiscono le ferie, eh? Cioè, qui si parla di una settimana, non della vita. Attenzione, vanno rapportate a quello che chiediamo. Quindi la morte, guarda, il 4 di coppe, il 7 di bastoni, il fante di spade, tiriamone un'altra, vediamo. Ametista, guarda, e qui il 6 di spade. Allora, fammi un po' vedere. Sì, io guarda, molto ci vedo questo, molto vedo. Allora, qui c'è la fine. La fine di un qualche cosa, la morte e il punto, qui si mette il punto. Qualcosa finisce. Qualcosa finisce, ma finisce, attenzione, qui semplicemente, guarda, per dirne una, ma questo per farvi capire che dobbiamo tradurle alla nostra vita. Magari semplicemente ci può essere chi si mette a dieta, chi cambia delle, qui mi fanno vedere chi cambia delle abitudini.
Magari non lo so, tu avevi dei vizi o delle abitudini sbagliate, capisci che ti voglio dire? E tu decidi di cambiare. Non so se mi spiego. Quindi qui c'è anche un cambiamento, semplicemente un terminare, un concludere, un finire. Quindi un cambiare delle abitudini. Un cambio di abitudini, un cambio di quotidianità, un cambio di regolarità, quindi un qualcosa che tu facevi in modo boom, 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 regolare, tu lo cambi. Ok, per esempio, per dirne una. Quindi anche questo. Oltre a questo, qui fanno vedere, sicuramente qui c'è una forza interiore non indifferente, vedi la forza interiore, però attenzione. Quindi qui ci sta che si decida di tagliare un qualche cosa che a nostro avviso non va più bene per la nostra vita. Di qualsiasi cosa si tratti, oltre magari alcuni di voi per le vacanze, semplicemente si può trattare di un qualcosa che è durato da un po' che è durato un po' di tempo, un qualcosa che arriva da lontano, capisci che ti voglio dire? Ok, si decide di cambiare un'abitudine. Cos'altro? Qui c'è anche un viaggio, ci si reca da qualche parte, quindi magari è semplicemente un viaggio di ritorno, ma potrebbe anche essere un allontanarsi a malincuore da una situazione. Magari forse proprio ci si allontana a malincuore dal luogo delle vacanze perché si devono lasciare delle persone, perché si deve lasciare un luogo che ci piaceva e bla bla bla. Quindi nulla di trascendentale. Qui c'è molta ansia, devo dire. Questa è una stesa che mi parla di cambiamento, sicuramente. Sicuramente è un qualcosa che cambia. Qui si mette un punto da qualche parte, eh? Ok? Qui si mette un punto da qualche parte, ma oltre a questo, qui fanno vedere anche come posso dire? Un superare qualcosa, quindi senz'altro qui c'è un qualcosa che crea ansia, che crea nervosismo, un qualcosa che abbiamo, che avevamo aspettato, con nervosismo, con ansia, insomma, ti vedo superare un qualche cosa, ecco, qui c'è un qualcosa che viene superato. Fammi vedere una cosa, voglio chiarire Voglio chiarire lì quel 7, fammi vedere cos'è quel 7 lì. Ecco, si è sciupato. La temperanza col 10 di coppe. Ascolta, io qui vedo veramente per molti di voi semplicemente il rientro a casa, eh. Qui c'è anche proprio il rientro a casa. Comunque sia, qui c'è un qualcosa da cui noi ci si stacca, un qualcosa da cui ci si stacca e non se ne poteva più. Questo detta proprio un qualcosa che è durata da tempo, da cui ci distacchiamo. Questo è un po' quello che vedo. Fammi vedere cos'è quella morte lì, che ce l'ho anche lì. Lì c'ho la fine. Mettere il punto e qui c'ho la morte, fammi vedere. Perché qui c'è sia un viaggio, poi sia delle notizie, ma dopo questa conclusione, questa fine di un qualche cosa. Quindi qui si guarda a dirla proprio, magari ci può essere anche chi di voi lascia la propria casa perché l'ha venduta, se ne va da casa, capisci che ti voglio dire? Chi di voi chiude il contratto della luce o del gas a casa, capito? Non è che devono essere cose, si sta parlando di una settimana. Capisci? Tu chiudi il contratto del gas a casa, per dire, cioè tutte queste cosette qua. Fammi vedere, il 10 di coppe, l'imperatore, il 5 di coppe, il re di denari e la regina di spade. Guarda, qui ci potrebbe essere anche l'allontanamento da una persona a noi molto cara, una persona che conosciamo molto bene, che potrebbe a dire il vero essere o di famiglia, proprio di famiglia, o comunque un affetto molto, 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 molto caro. Ok?
qui fanno vedere anche questo, queste carte. Ma andiamo a vedere le sibille, che queste parlano, che è una meraviglia. Poi guardiamo anche i segni zodiacali coinvolti, magari capiamo anche di chi ci parlano, va bene? Andiamo a vedere con le sibille, chiacchierine, chiacchierone, cosa hanno da dire. Quindi qui c'è anche un qualcosa di questo tipo. Allora, il sacerdote. Il gossip, effettivamente te l'ho detto, vedo che ci sono anche delle notizie, delle chiacchiere, del nervosismo. La speranza, quarzo rosa e ametista, il dono. E il bambino. Quindi qui c'è il giudice del taglio. Ora, qui c'è anche il gossip, dov'è? Qui ci hanno parlato di gossip e ho visto anche dalle altre chiacchiere, no? Questo riportare, cioè ci sono delle notizie riportate, quindi il gossip, quindi è un qualcosa che si viene a sapere. Un qualcosa di cui veniamo a conoscenza. Devo dire, è come se fosse una notizia, un qualcosa che ci crea un po' d'agitazione, eh? Non so per quale motivo, forse perché si tratta di una persona a noi cara, che conosciamo molto molto bene, ok? Comunque, qui tutte le carte parlano di novità, di un qualcosa che inizia, ci potrebbe essere un dono effettivamente un dono che effettivamente arriva. Guarda, ora che ci faccio caso, al di là di tutti i significati, qui c'è il bambino e qui fanno vedere questa donna con il bimbo in collo. Non so se si vede col bambino piccolo in fasce, no? Quindi effettivamente una nascita o magari un battesimo. Capito che ti voglio dire? Perché qui c'è il prete. Ok, un battesimo, una comunione, auguri con questo card, no? A parte, vabbè, insomma, a fine agosto, insomma, va bene. Quindi potrebbe pure essere questo. Teniamo presente che qui c'è senz'altro il successo, grazie alla nostra forza e tutto. Ci stacchiamo da qualcuno, da qualcosa, mettiamo un punto a qualcosa. Quindi io non credo che tu la viva nel senso che tu ne venga travolta te da questa fine, ma potresti essere proprio te, uomo o donna che tu sia, a chiudere un qualcosa, a mettere un punto a qualcosa. Quindi qui qualcosa finisce, ma qualcosa inizia con questo bambino. Ok? Qui fanno vedere un qualcosa che si supera, che si passa, che si supera. Si passa da una convinzione ad un'altra, da un'idea ad un'altra, da una situazione ad un'altra, grazie proprio anche alla nostra forza, alla nostra pace interiore che ci porta verso il successo. Quindi non ti vedo né strappati i capelli né ecco. Va bene? Qui c'è proprio un passaggio, qualcosa finisce e ti porta verso qualcosa d'altro, che sia, come ti ho detto, la fine delle ferie, che sia il cambio casa, che sia che tu stacchi il contatore, per dire, da qualche parte, che sia che ti pare, ok? Qui ci si reca da un punto ad un altro. Vedi te di cosa ti stanno parlando. Poi tu ti guardi l'oroscopo per il tuo segno zodiacale e le previsioni per il mese e tu metti tutto insieme. Allora, con quali segni zodiacali avremo a che fare quindi in questa settimana? Allora, senz'altro con i gemelli, quarzo rosa, metti con l'ariete. Con quali segni zodiacali avrà a che fare? Con lo scorpione. L'ariete, vedi, viene subito confermato con la Vergine, con il Sagittario. Scorpione confermato di nuovo. Bilancia, Leone. Pesci, che mi è uscito subito due volte, che faccio? Mi fermo, vediamo se mi va. Ok,
avanti. Acquario, Cancro. Vediamo. Basta, stop. Va bene? Allora, Vergine, Sagittario, Acquario, Leone, Cancro, Ariete, Scorpione, Gemelli, Bilancia, Pesci. Va bene? Vedi un pochino se ti richiamano qualcuno o qualcosa queste carte. Ti diamo anche un piccolo messaggio. Vai, vediamo se magari ti aiuta, se ti dice qualche cosa. Andiamo a vedere. Un piccolo messaggio per il quarzo rosa e l'ametista per la settimana di fine agosto, 19-25. Qui mi volava mezzo mazzo. Vediamo se ti richiama qualcosa o qualcuno. Mi fai imbestialire a volte. Ora, io non so se tu sei te, che c'è qualcuno che ti fa imbestialire e tu decidi di chiudere, vedi, con questo punto, ok? O viceversa è l'altra persona che dice a te, insomma, per farti capire, qui c'è una situazione che ti fa molto molto arrabbiare. Da lì magari questo mettere un punto, non so, vedi te. Sto ancora guarendo, qui ti devono parlare a te queste carte, eh? Mi piace la nostra amicizia. Vedi, amicizia, abbiamo visto gli affetti più cari, può essere un parente o un caro amico, carissima amica, va bene? Guarda là. Qui tante cose, vedi? Per esempio, ora ti leggo anche le altre, sono stanco, stanca, insomma, di litigare, vedi? Mi fa imbestialire, sono stanco di litigare. Quindi qui, ragazzi, qui devi sapere, devi capire se di qualcuno ti stanno parlando per forza. Sto ancora guarendo, quindi magari qualcosa è successo, succederà con qualcuno. Però vedi, sei come una droga per me, mi fai sangue. Quindi qui c'è qualcuno. O sei te che hai questi pensieri verso questa persona. Sei eccitante, adoro il tuo corpo. E nonostante tutti questi litigi, questa amicizia, eccetera, eccetera, qui ti dice quando potrò rivederti di nuovo. Quindi sicuramente qui un qualcosa c'è da qualche parte, bambine. Di qualcosa queste carte ti vogliono parlare, devi saperlo, devi saperlo. Ora, se tu vuoi ascoltare me, tu ti guardi anche l'altro mazzetto, perché sicuramente tu troverai qualcosa anche là. Poi guardati l'oroscopo del mese, le previsioni del mese e metti tutto insieme. Va bene? Andiamo a vedere l'altro mazzetto, dai, andiamo. Allora, eccoci qua anche per te, avventurina verde. Andiamo a vedere un po' la settimana. Partiamo come sempre dagli oracoli. Sto giro usiamo gli oracoli volume 1 e chiediamo cosa ti puoi aspettare durante la settimana dal 19 al 25 agosto 2024. Dunque, per coloro. Ah, e poi vola anche lei. Guarda, il servizio. Va bene, il servizio come carta principale, e poi mentre chiudevo, pluff, mi è caduta anche la ricchezza. Ora c'è da dire due parole: questa ricchezza, Riam appunto mi parla di ricchezza e tutto quanto, ma se tu vedi qui c'è una cravatta, perché ho voluto identificare, sono carte che ho creato io, non importa se lo dica, penso, no? Ho voluto identificare anche un uomo, ma lasciamo l'uomo in seconda parte. Ora, tu vedi queste due carte non si scontrano, però sono un pochino, no? Nel senso che il servizio richiama il domestico, la persona umile, vedi il cameriere o comunque qualcuno che è sottoposto, passami il termine, a qualcun altro o a qualcosa d'altro. La ricchezza, l'uomo incravattato e la ricchezza, tu capisci, è l'esatto contrario, o comunque è dall'altro lato. Ora, queste due carte, poi tu sai, bisogna aspettare i tarocchi per dare la sentenza. Insomma, mi portano già verso una situazione che prevede un lato e l'altro della medaglia. Quindi, qui ci possono parlare del rientro al lavoro, ci possono parlare del trovare lavoro. Qui c'è uno che ti paga e uno che lavora, che ti paga, che paga, insomma, e uno che lavora, un qualcuno che fa qualcosa, un servizio a qualcun altro. Quindi, letteralmente, magari durante la settimana tu devi chiamare l'idraulico, l'elettricista ti faccia qualcosa in casa. Ok? O magari tu sei te che tu sei proprio un cuoco, una cuoca.
Ok, che tu devi fare un qualche cosa, cioè queste carte mi portano subito verso un qualcosa di pratico che deve venire fatto, ok? Anche con un pagamento di un qualche tipo, non so se mi sto spiegando bene, ma proseguiamo, andiamo a vedere cosa ci dicono. Avventurina verde, la settimana dal 19 al 25 agosto. Poi magari se ti sorgono dei dubbi, guardati l'oroscopo per il mese dei segni zodiacali che ho pubblicato e anche le previsioni di tutto il mese d'agosto. Vedi di vedere anche cosa ti dico lì e cerca di capire magari di che cosa ti parlano in questa settimana. Va bene? Ti può aiutare. Vediamo. Cioè, esamina un business, e mi richiama molto quest'uomo un cravattato. Comunque, esamina un lavoro, un business, quindi un qualcosa che c'è da fare che non è stato finito, non è stato concluso. Quindi, letteralmente, magari ti richiami il muratore, l'idraulico, l'elettricista, quello che ti pare. Ok, tu devi finire un lavoro. Qui c'è un, ti dicono, riesamina, vedi un po', ok, qual è il lavoro che tu, lavoro in tutti i sensi, come ti ho spiegato, che non hai finito, che sei rimasto a metà, che devi ancora fare, che devi concludere. Ok, vediamo. Esatto, to a person or a task. Quindi dice, prova a identificare. Ok, un pezzo, vedi qui c'è un puzzle, c'è un pezzo che manca nel puzzle, che va concluso il puzzle, manca un pezzettino, devi trovare il suo posto. Quindi la carta ti invita ad identificare un pezzo, un qualcosa, che non, un lavoro che non è stato concluso, che può riguardare o una persona o un duty, un qualcosa appunto, un lavoro che tu devi fare. E poi fai qualcosa per cercare di portare alla conclusione, di chiudere il cerchio, in poche parole. Ed effettivamente mi richiama tantissimo queste due carte, questa carta qui. Quindi qui bisogna concludere il puzzle. Ecco, ok, un qualcosa che va concluso, che va portato a termine, di qualsiasi cosa o di qualsiasi persona ti stiano parlando, ognuno di voi capisca a cosa si riferiscono per la propria vita. Non so se mi spiego. Ok, qui è volata la montagna. Mamma, qui sono volate tantissime. Allora, la montagna, ma cioè, ok, qui ci sono delle sfide da superare. Può essere semplicemente la montagna, il pezzo di puzzle che manca. Ok, quindi c'è un qualcosa che tu devi concludere, che tu devi portare a termine. Però c'è anche la stella che ci parla di successo garantito, cioè non successo, punto. Successo garantito. Quindi questo è poco ma sicuro che tu arrivi al successo. Qui c'è l'orecchio, good news, di nuovo buone novità, buone notizie che arrivano durante la settimana, e le rose, romance is in the air. Quindi qui c'è anche l'amore che arriva. Ok? Più Dio sì che ti dà di ste pore Criste. Ora andiamo a vedere, poi vediamo anche le sibille, chiacchierine, per carità. Ma andiamo a vedere i tarocchi, il mazzo che hai scelto, cosa hanno da dirti. Va bene, avventurina verde. Quindi qui, insomma, sembrerebbe che tu riesca a concludere un qualcosa che ti è rimasto a metà, che tu devi finire. Magari hai avuto delle difficoltà nel concludere qualche cosa. Ok, c'è un qualcosa che ti sei fermato, eccetera. Però non è che sei rimasta meglio. Manca un pezzettino, manca un piccolo pezzo per concludere il quadro, per concludere il puzzle. Quindi qui la ci si può benissimo fare. Tutto questo potrebbe riguardare un discorso economico anche, perché no? Ma potrebbe semplicemente riguardare anche un uomo. Uomo o donna che tu sia, non importa, va bene? O magari sei proprio te quell'uomo lì, chi lo sa. Avventurina verde, 19-25 agosto. Poi te l'ho detto, guardati l'oroscopo del mese, le previsioni del mese d'agosto, le trovi sul canale.
E vedi se anche lì ti dico qualcosa di queste cose qui che tu capisci. Ok, bene, il 10 di spade come prima carta, vedi? Però poi c'è l'otto di bastoni subito dietro. Fammi vedere qui se tu le vedi tutte, eh? 10 di spade, 8 di bastoni, cos'altro per l'avventurina verde? Avventurina verde, vedi? La torre, perfetto. Avventurina verde, 19-25 agosto. Cosa accadrà? Chi ha scelto avventurina verde? Il cavaliere di denari. Perfetto. Guarda come, ecco bene, il 5 di bastoni, vedi? E nel taglio, nel taglio il 3 di denari. Dunque, allora, qui come tu vedi c'è un bel 10 di spade e una bella torre, si fa per dire belle. Quindi sono due carte che mi parlano proprio di distruzione, di fine, ok? Ma attenzione, bisogna vedere come, insomma, ecco. Qui ci parlano appunto, guarda, proprio letteralmente ci può anche essere veramente chi di voi fa dei lavori in casa, semplicemente lavori di ristrutturazione, magari non tu ristrutturi proprio tutta la casa, sì, ci può essere chi ristruttura magari un rudere, per esempio, oppure ci può essere chi semplicemente cambia la cucina, insomma, ok, quindi questo servizio. C'è un qualcosa che tu devi terminare, che tu devi finire. Qui c'è un cambiamento, un qualcosa in positivo. Qui c'è il successo garantito. Oh, attenzione, ci sono delle buone novità. Magari riprendi a fare i lavori che ti erano rimasti a mezzo. Per esempio, un lavoro d'ampliamento alla casa, ad un cambiamento, bla bla bla, come ti ho belle detto, va bene? Un qualcosa che si conclude per andare verso un qualcosa invece di aumento, di crescita. Qui tutto mi parla di successo, di crescita, di aumento, di miglioramento, ok? Di situazione che cambia nel verso positivo. Non solo, qui ci può essere questo cavaliere di denari e qui te l'ho detto c'è quest'uomo con la cravatta che si potrebbe avvicinare a te. Quindi, oltre a tutto quello che ti ho detto, qui posso vedere anche semplicemente una persona che ti cerca o ti ricerca, persona con cui c'è stato magari un litigio, tu hai litigato o tu litighi nella settimana, per l'amor di Dio, o tu hai già litigato di brutto, ma di brutto, qui tu ricevi sue notizie. Capito? Qui c'è un qualcosa, vedi, qui c'è l'orecchio, qui qualcosa ti arriva all'orecchio di questa persona, ma è proprio lui o lei, dipende un po' la sua situation, qui bisogna bambini e traduciate, esatto, che tu sì, che vu tradisciate, che vu traduciate un pochino anche voi. Qui c'è un miglioramento, se tu hai perso il lavoro, tu lo stai cercando, lo ritrovi. Lo ritrovi durante questa settimana, ti arrivano queste notizie, questo qualcosa riguardo un lavoro, perché qui fanno vedere anche proprio il luogo di lavoro, il miglioramento lavorativamente parlando. Se il lavoro ti era un pochino andato giù, qui tu riprendi un po', cioè qui tutto mi va verso il meglio in queste carte. Ti fanno vedere che ci sono delle difficoltà sicuramente che tu devi superare per riuscire a chiudere il puzzle. Qui di nuovo si ritorna a questo puzzle, va bene? Quindi delle difficoltà sì, ci sono, ci saranno, ma qui c'è anche il successo garantito e good news, buone nuove. Buone novità, buone notizie. Quindi letteralmente vedi un po' se tu stai aspettando una risposta per un finanziamento, visto ci parlano di ricchezza, vedi anche qui c'è un cavallo di denari, sono comunque notizie che mi possono riguardare il denaro, se è questo il tuo cruccio. Capisci che ti voglio dire? Qui le carte mi parlano di lusso, di oro, di soldi, di aumento, di miglioramento, di arricchimento, fra virgolette, la passa, non è che si diventa ricchi, ma fa per dire. Quindi qui si passa da un 10 di spade e si va verso,
il miglioramento verso un qualcosa di buono, di bello, di successo garantito dalle difficoltà da cui partiamo, in cui ci troviamo. Non so se mi sto spiegando, bene, ma vediamo anche le sibille cosa hanno da aggiungere. Fammi vedere. Allora, dal 19 al 25, aspetta, dal 19 al 25 agosto per l'avventurina verde. Vedi, si parte dal malato, quindi qui c'è il 10 di spade, quindi da una situazione, insomma, un po' in quella maniera lì. Fammi vedere cosa ci dica le sibille, fammi vedere. Vedi il ladro, quindi il malato, il ladro, vedi? Il pensiero, ah no, ok, l'amore, vedi? L'amore, il pensiero. Che c'è scritto? Money, 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 il denaro. Ok, quindi qui ci può essere, vedi, di nuovo ci riportano sicuramente. Allora, sicuramente qui c'è un qualcosa che ci sta molto a cuore, che è molto importante per noi. Che ci tocca letteralmente il cuore, va bene, che tocca i nostri affetti. Quindi qui ci può essere stato un litigio, ci può essere stata una persona che se n'è andata dalla nostra vita, è uscita o sta uscendo dalla nostra vita in malo modo, magari proprio forse per motivi di un litigio. Ok, a causa di un brutto litigio, però si farà risentire questa persona. Qui c'è proprio la telefonata, un messaggio, insomma, va bene? Che arrivano, che ci vengono portate, quindi un personaggio che si fa vivo, lo risentiamo, eccetera. Ma ci può essere effettivamente una questione di denaro, che ti stiano parlando sì di passione di questa persona per alcuni, vedi qui c'è l'amore, insomma, qui ci parlano anche d'amore, di passione, di affetti, però ci parlano anche di denaro. Qui c'è il denaro, qui c'è la ricchezza, qui c'è il denaro. Ok, quindi sicuramente anche una questione proprio economica che viene risolta durante questa settimana. Magari ti arrivano queste notizie dalla banca, se ti ha chiesto un finanziamento o che ne so io, insomma, di qualsiasi tipo di situazione si stia parlando, capisci? Quindi qui c'è anche questo. Una notizia. Perché non dico arriva il denaro? Magari arriva anche il denaro, per l'amor di Dio, perché vedo anche quello. Però ci sta che ti arrivi più che il denaro vero, che ti arrivi notizia riguardo il denaro che ti arriverà. Non so come meglio spiegarmi. Ok, vediamo qualche messaggio ancora dalle mie carte, vediamo cosa hanno da dirti. Fammi vedere per l'avventurina verde, fammi sapere, avventurina. Poi, come ti ho detto, ci sono le previsioni del mese, c'è l'oroscopo del mese, vedi un po' anche cosa ti dico lì e metti tutto insieme, insomma. Vediamo un pochino che messaggio c'è per l'avventurina verde per la settimana. Guarda, sei sempre stata così gentile con me. Con te sono cambiato. Vedi che qui ci hanno fatto vedere che c'è qualcuno con cui magari hai litigato, con cui c'era un bel rapporto, che potrebbe tornare a farsi sentire sta persona durante la settimana. Vediamo un po', di chi si può trattare. Poi vediamo i segni zodiacali e vediamo. Stronz. Ecco, uno stro, va bene? Ok, effettivamente qui insomma è successo un qualcosa, insomma un po' in quella maniera lì. Faccio lo stupido per nascondere i miei sentimenti. Eccola là. Quindi qui c'è una persona che effettivamente potrebbe essere uscita dalla nostra vita dopo un litigio, insomma è successo un po' di casino, però io la vedo riaffacciarsi sta persona, Fammi vedere di qualsiasi tipo di rapporto. Sto ancora guarendo. Guarda, qui c'è il malato. Vedi? Sto ancora guarendo può significare tante cose. Non è detto si parli solo di salute, anche perché io la salute non ne voglio neanche sentir parlare. Magari gli sta passando l'arrabbiatura, che ne so io. Va bene? Avventurina verde 19-25 agosto.
non riesco a cambiare idea. Quindi questa potrebbe anche essere una persona che è convinta, insomma, no? Delle sue idee. Come dire, con te sono cambiato, cioè basta, cioè che tu vuoi da me, in altre parole, va bene? Vediamo i segni zodiacali, aggiungiamo i segni zodiacali, vediamo se ti aiuto a capire di chi ti parlano queste carte. Con quali segni zodiacali avrà a che fare l'avventurina verde durante questa settimana? Comunque, qui c'è una situazione che va a guarire, che va a migliorare, che va a cambiare. Questa è una cosa proprio che vedo in modo chiaro. C'è un qualcosa che si è concluso, che ha ferito, che ha fatto male, che pian piano guarisce. Qui ci sono delle buone nuove, ok, delle buone novità anche per quanto riguarda il lavoro. Guarda, ci può essere chi di voi anche rivedrà questa persona in un locale. O in un locale o sul luogo di lavoro. Ok? Poi tu mi farai sapere. Comunque, con quali segni zodiacali tu avrai a che fare? Qui ci sono i pesci. I pesci, la bilancia. Pesci, bilancia, gemelli. Poi ascolta me, guardati anche l'altro mazzetto che sicuramente ti parla anche lui. Fidati. L'ariete. Con quali segni zodiacali avrà a che fare i gemelli che vengono confermati? Lo scorpione direttamente due volte, la vergine, il toro. Gemelli confermati per la terza volta, il leone. Questo niente, ne tiro un altro o se no mi fermo, vediamo con quali segni è la Vergine che viene confermata anch'essa. Qui c'ho la bilancia, riconfermata anche la bilancia. Allora, Vergine, Ariete, Gemelli, Pesci, Leone, Toro, Bilancia, Scorpione. Ma pensavo fossero di più, ma l'ho detti tutti? Ma pensavo fossero di più. Toro, Bilancia, Scorpione, Leone, Vergine, Ariete, Pesci, Gemelli. Ok? Questi segni zodiacali che mi escono. Comunque, quello che ti deve far fede, come ti dico sempre, è la stesa. È lì che ti ci devi ritrovare. Fammi vedere una cosa. Che cos'è quella torre che c'è lì? Cos'è questa torre che c'è qui? Fammi vedere. Qui ci può essere qualcuno anche che ha fatto una qualche scenata di gelosia, eh? Vedi il Papa? Cos'è? Eccola là, la regina di spade. Sì, guarda, fammi vedere, cos'è quella torre? Il 3D Coppa, la regina denaro, bla bla bla. Yes. Allora, qui c'è stato, ci sarà un bel litigio, bello proprio. Magari qui si parla proprio anche di gelosia, capito? Un litigio per gelosia, insomma, qui qualcosa accadrà o è accaduto. Però, come ti ho detto, qui le notizie ti dovrebbero arrivare e il cambiamento in positivo proprio anche di questa situazione, quindi comunicazioni che arrivano a cambiare, insomma, a rimescolare un po' tutte le carte in tavola. Poi, come ti ho detto, se vuoi, guardati l'oroscopo del mese, le previsioni del mese e cerca di capire. E anche l'altro mazzetto, come ti consiglio sempre, va bene, avventurina verde. Ragazzi, io vi ringrazio tutti per essere stati qui con me e vi aspetto come sempre qua, su Penelope e le sue carte, al mio prossimo video. Ciao!